È un'iniziativa a cui abbiamo iniziato a lavorare qualche mese fa, perché ci siamo domandati come possiamo ringraziare chi viene tutto l'anno a Sanremo. Abbiamo individuato il periodo più importante per quanto riguarda la nazione francese, ossia la festa della Bastiglia, la presa della Bastiglia, e conseguentemente abbiamo dedicato questo fine settimana ai turisti francesi che, non dimentichiamolo, frequentano Sanremo tutto l'anno ed è una fetta importante del nostro turismo. Abbiamo pensato a questa manifestazione proprio come ringraziamento e abbiamo pensato di imbandierare la città nelle isole pedonali, in alcune zone, con le bandierine italiane e francesi. Abbiamo messo le bandiere italiane e francesi sui pennoni di Porto Vecchio e distribuiremo un piccolo ricordo ai turisti francesi, una cartolina con una frase di ringraziamento del nostro sindaco Alberto Biancheri. E poi un momento di incontro al mercato Annonario, anche questo, siccome è un luogo importante proprio per il turismo, al mercato Annonario, dove ci sarà un incontro con la rappresentante del municipio di Nizza, della municipalità di Nizza, Madame Navalesi, che si occupa dei rapporti transfrontalieri, e ci sarà questo momento di incontro in cui verrà omaggiata da parte nostra, in maniera simbolica, di un cesto con dei prodotti tipici della zona, proprio per far vedere come il turista francese a Sanremo cerca anche l'agroalimentare. E ci sarà anche un piccolo intervento dell'Orchestra Sinfonica a suggellare questa iniziativa e speriamo che sia gradita. Da quello che abbiamo, riferimenti che abbiamo dai social che abbiamo fatto partire in anticipo Oltralpe, è stata molto gradita e abbiamo riscontri molto, molto positivi.